penso più dal risultato, più dal risultato che della prestazione. Poi la prestazione è stata fatta sbagliando, abbiamo sbagliato anche tanto, l'approccio non è stato secondo me quello positivo. Lo Spezia intanto ha avuto rispetto della Salernitana, per la prima volta l'allenatore ha giocato con un modulo diverso da quando è in Italia, questa è la dimostrazione che aveva rispetto, pur non facendo giocare Nenè e Catellani, ha giocato per la prima volta un calcio di rimessa, di ripartenza, ha giocato sui nostri errori, noi nell'impostazione, l'approccio, abbiamo fatto degli errori e ci hanno punito perché quando giochi con una squadra forte come lo Spezia, esperta, come sbagli questa categoria poi ti puniscono. Ha avuto già modo di parlare con Destrin e Scialdone, che è successo in campo, hanno litigato. Ma cose da campo che succedono, non vedo quale sia il problema. Cose da campo anche se si prendono a botte, mister. Anche ma se a botte, non lo ma per non favore, non diciamo, no, non diciamo. Qual è l'altra domanda, scusi? Sfruttando i nostri errori e le ripartenze, perché il primo gol è nato su un errore di impostazione. Quando lei si trova di fronte in corso d'opera in campo, una squadra che ha uno spartito diverso, ha pensato insomma come realizzarla tatticamente? Sì, sapevamo che giocavano in quel modo lì, dopo che ci hanno dato la lista, e quindi abbiamo cercato di fare le nostre cose, purtroppo. Ripeto, abbiamo concesso il primo tempo allo Spezia, poi il secondo tempo la squadra ha reagito, ho cambiato qualcosa per cercare di pareggiare la partita, rischiando, lo sapevo, e anche lì lo Spezia è stato concreto, quando ripartiva poi ci ha messo in difficoltà, ma anche sul 2-0 i ragazzi non hanno mollato. Hanno dato tutto, abbiamo ottenuto un rigore, l'abbiamo sbagliato e nella giornata no, voltiamo pagina e concentriamoci sul Pescara. Io non ero illuso e penso che non ho illuso nessuno quando abbiamo vinto con l'Avellino, non eravamo fenomeni con l'Avellino, non siamo scarsi neanche perdendo con lo Spezia, che è una delle squadre insieme, l'ho detto alla vigilia, insieme al Bari e al Cagliari, una delle squadre più forti, anche perché c'è continuità di lavoro con un allenatore che è già da un anno e mezzo lì e con la stessa squadra. Allora, per quanto riguarda la prima, ma detto no, non volevo cambiare qualcosa, volevo allargare il gioco, volevo andare sull'uno contro uno, volevo sfruttare Eusebi che è bravo dentro l'area, volevo sfruttare Donnarumma vicino a Eusebi, che l'ha già fatto anche in passato, e ho tolto Brestrin perché volevo più dinamismo in mezzo al campo e con due giocatori anche bravi a alternarsi negli inserimenti, per questo motivo qui. Ma non è una questione se c'è un altro centrocampista, che volevo cambiare proprio qualcosa a livello tecnico, diventare un po' più propositivi, più offensivi. Sì, sul discorso di Gabbionetta sono d'accordo, a volte Gabbio si accentrava troppo, io lo volevo sia lui che Troianier sulla linea per puntare l'uno contro uno e al cross. Per sue caratteristiche anche, poi lui si accentra per andare poi a fare l'1-2, andare alla conclusione, al passaggio, lì sicuramente si poteva far meglio, ma abbiamo tentato e ripeto, lo Spezia è stato secondo me molto, molto più concreto, esperto, qualità, poi cambi, non so cosa, chi ha cambiato, è entrato Nenè, è entrato Catellani. Questo a dimostrazione di un potenziale di squadra eccezionale. Io ho cambiato, si cambia anche per provare a fare qualcosa di diverso. Volevo pareggiarla la partita, pur sapendo che potevo rischiare qualcosa. Ma
se non fai quindi questo, perché Terracciano è da 2 settimane con noi, ha fatto bene e quindi ho fatto la scelta di Terracciano, anche se Stracoscia nelle partite precedenti per me ha fatto bene, ha dimostrato le sue qualità, delle grosse potenzialità. Oggi ho scelto Pietro perché comunque 2 settimane con noi ho visto bene. È una questione tecnica. Io credo che lo Spezia ha avuto rispetto, intanto ha giocato in questo modo mettendo un giocatore da schermo davanti alla difesa, perché noi con i tagli interni sia di Donnarumma sia di Gabbianetto ha fatto uno schermo. Poi dovevamo prendere un po' di più l'ampiezza, ma questo lo sapevamo. Io credo che non ci sono state difficoltà e che l'atteggiamento dello Spezia è stato un atteggiamento prudente con ripartenze. Ci hanno fatto giocare per ripartire, giocando soprattutto sui nostri errori. Sapevamo che quando incontriamo una squadra così, preferisco più inserimenti centrali delle mezzale con gli esterni più in ampiezza, perché avendo uno schermo difensivo, lo so, siamo alla terza giornata, c'è ancora tanto da lavorare, abbiamo commesso degli errori, bisogna lavorare sugli errori che abbiamo commesso, sulle cose anche positive. Comunque la squadra anche oggi non ha mollato fino alla fine, pure sul 2-0, ha cercato il risultato. Solo sotto l'aspetto dell'impegno non posso dire niente, ragazzi. Io penso di sì, se non fosse così non ho problemi a cambiare. Io penso di sì perché l'hanno dimostrato nelle partite precedenti. Oggi abbiamo fatto, ripeto, un passo indietro, nelle partite precedenti ha fatto. Siamo alla terza di campionato. Ci sono giocatori che sono arrivati in ritardo, che devono trovare una condizione migliore di quella attuale. C'è stato qualche problema a livello fisico di qualche ragazzo in queste settimane e quindi anche quello, una volta che questa squadra recupera tutti gli elementi, entrano in condizione tutti gli elementi, io penso di sì, ma se non fosse così non ho problemi a cambiare anche sistema di gioco per sfruttare le caratteristiche dei ragazzi. Io comunque credo che questa squadra possa giocare con diversi sistemi di gioco. Guarda, hai ragione, non abbiamo spinto come dovevamo, ci siamo un po' accentrati tutti nel primo tempo soprattutto, non abbiamo sfruttato tanto l'ampiezza del campo. Mentre il secondo tempo l'abbiamo fatto un pochino meglio, infatti non abbiamo creato grandissime cose, però eravamo lì almeno, abbiamo fatto qualche cross, abbiamo creato già un pochino più di pericoli. Primo tempo ci siamo presi un po' dalla foga, dalla voglia di fare, di dimostrare qualcosa, magari che in questo momento delle giocate non ci vengono e cerchiamo tutti magari di accentrarci, di non star larghi, di andare verso la palla. Sicuramente dobbiamo migliorare, oggi è stato forse un passo indietro rispetto alle altre partite. Dobbiamo solamente lavorare, purtroppo questa è la Serie B, ci dà già l'opportunità martedì di dimostrare che possiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi e siamo comunque fiduciosi. Netta difficoltà non mi sembra, abbiamo un po' sofferto, quello sì. Purtroppo quando sei sotto di uno e anche due gol, come hai detto te, giustamente, la punta si schiera in mezzo ai due difensori e loro giocano le ripartenze sul lancio lungo. Lui è un gran giocatore, certo, non lo dico io, è un giocatore di categoria superiore, ha fatto tanti anni là. E la B, noi potevamo fare meglio da un punto di vista della marcatura e tutto, però oggi è stata una partita dura fin dall'inizio. E bisogna sicuramente far meglio, soprattutto noi da dietro dobbiamo dare più sicurezze e al resto della squadra, e come ha detto Riccardo abbiamo la fortuna di ripartire già martedì e ce la metteremo tutta per prendere quello che abbiamo lasciato oggi. Ma guarda, secondo me il secondo tempo abbiamo fatto una partita migliore, poi non so, io ti dico le sensazioni che ho dal campo, magari poi rivedo la partita sono diverse, però dal mezzo al campo mi sembrava che il secondo tempo abbiamo fatto leggermente meglio.
abbiamo almeno creato qualcosa, abbiamo crossato, io ho crossato un paio di volte, Torrianiello comunque ha avuto due belle cross, almeno eravamo lì, capito? Poi dopo abbiamo preso il secondo gol perché comunque eravamo un pochino più propensi a spingere, giustamente, perché comunque il tempo cominciava a finire e abbiamo magari cercato di sbilanciarci un po' di più. I giocatori dello Spezia comunque sono giocatori di categoria, come diceva Trevor prima, sono forti, sappiamo che comunque dobbiamo cercare di limitarli, li abbiamo limitati anche abbastanza bene. Io non ho visto grossa difficoltà, comunque Calaiò proteggeva palla, lui è bravo a far questo, non è che ha fatto granché Calaiò almeno, però comunque dobbiamo migliorare sicuramente.